Senza andare in palestra non otterrai mai nessun risultato. Ma è davvero così? Se desideri trasformare il tuo corpo, allora sei nel posto giusto. Io sono Gianmarco Bollaro, personal trainer, ed insieme alla mia compagna Irene e al team di nutrizionisti lavoriamo per cambiare la vita e la salute delle persone grazie ai nostri programmi. Su questo canale trovi consigli, guide per migliorare la qualità e l'intensità dei tuoi allenamenti, ma anche ricette veloci, buone, nutrienti e facili da preparare, che ti aiuteranno a tornare in forma e a stare bene durante la giornata senza dover fare la fame e senza rinunciare alla tua vita sociale. Per cui iscriviti al canale, attiva la campanella per iniziare il tuo percorso di trasformazione. Se desideri invece avere un piano adatto veramente a te, che tenga conto del tuo passato, delle tue abitudini e dei tuoi obiettivi, allora clicca nel link in descrizione per scoprire tutti i dettagli. Torniamo al video. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui, io e Irene, a parlare appunto di allenamento a casa. Vedremo insieme le differenze tra allenamento a casa e palestra, sia per l'uomo che per la donna. La prima differenza sostanziale sta nella varietà degli esercizi, che ovviamente è maggiore in palestra rispetto a quelli che si possono svolgere a casa. Questo si traduce nella possibilità di creare allenamenti molto più differenti nel corso delle settimane e far sì che non diventi noioso allenarsi. Un'altra differenza sta nella comodità e velocità dell'allenamento, che in questo caso invece è maggiore a casa rispetto alla palestra, perché non si ha bisogno di muoversi da dove ci si trova, non si deve attendere che un macchinario si liberi, sia occupato, quindi il tutto diciamo che diventa più veloce. Sicuramente l'allenamento a casa è meno adatto per un principiante che non conosce neanche un esercizio, perché sarebbe ottimale se prima imparasse almeno gli esercizi di base per poi spostarsi nell'allenamento a casa e svolgerlo in sicurezza. Oppure l'alternativa è avere anche un coach online, come facciamo noi con i nostri clienti, che appunto ti spieghi gli esercizi e te li mostri attraverso video, e a cui tu puoi rimandare a tua volta dei video per correggere l'esecuzione, sostituendo così anche l'istruttore di sala. L'allenamento a casa è sicuramente molto adatto per chi non ha tempo di andare in palestra, per chi lavora spesso fuori casa, sta spesso in hotel che non sono ben attrezzati o non hanno la palestra e non vuole spendere abbonamenti in palestre in città differenti. L'allenamento a casa è adattabile anche se ci si trova appunto in hotel, al parco, eccetera. Parliamo di minima attrezzatura indispensabile per allenarsi a casa. Personalmente per le donne consiglio almeno degli elastici, e ancora meglio se si aggiungono per esempio dei manubri componibili. Diciamo che con pochi euro di spesa si ha l'essenziale per fare degli ottimi allenamenti. Per gli uomini invece? Per gli uomini invece io consiglio almeno dei manubri componibili per un totale di almeno 20 kg ciascun manubrio, in modo da avere comunque dei carichi per affrontare l'allenamento, che sono trasportabili facilmente ovunque in una piccola valigetta, in modo da potersi allenare in ogni circostanza. Parliamo invece delle caratteristiche che deve avere un allenamento a casa per essere efficace. In primis, personalizzazione, in modo da riuscire a lavorare il muscolo anche con poca attrezzatura, utilizzando magari tecniche di intensità e tenendo conto di qualsiasi problematica tu possa avere, fisica, lavorativa, eccetera. Un altro punto direi la dimostrazione e correzione degli esercizi. Se sei alle prime armi, ti serviranno dei video di esecuzione e delle correzioni degli esercizi dove non ti senti sicuro. Il punto forte dell'allenamento a casa è sicuramente la sostenibilità, perché può essere svolto ovunque e basta una piccolissima spesa iniziale. Poi, ovviamente, se uno ha spazio a disposizione e vuole creare una piccola palestrina in casa e comprare, per esempio, un rack, una panca, bilanciere, dei cavi che non hanno una grande spesa, allora lì avremo le stesse caratteristiche quasi dell'allenamento in palestra, ma svolto comodamente da casa. Prima di chiudere il video vogliamo parlarti anche nello specifico delle principali tecniche che si possono usare per rendere l'allenamento a casa veramente ottimale, anche con un minimo di attrezzatura. Aspetta solo qualche secondo. Se vuoi tornare in forma e avere un corpo più tonico, agile e forte, se vuoi mangiare ciò che desideri senza fare diete da fame, e vedere già fin da subito risultati eccezionali
grazie ai nostri allenamenti personalizzati. Allora clicca nel link in descrizione, compila il questionario e scopri come possiamo aiutarti. Tra le tecniche principali troviamo sicuramente isometrie, rest pose, stripping, alternare il lato destro e il lato sinistro e poi farli insieme, svolgere esercizi unilaterali, ma ricordatevi che la cosa fondamentale per rendere un allenamento davvero efficace sarà la personalizzazione e accompagnarlo ovviamente anche a un'alimentazione adeguata. Grazie ragazzi per aver visto questo video, ci vediamo nel prossimo.